Ricominciamo ragazzi, ricominciamo da oggi, ricominciamo da questo video, diciamo. Dico ricominciamo perché avesse visto il video di ieri, perché ieri ho caricato questo video che si è autodistrutto, come vi avevo detto, perché sì, l'ho cancellato, perché era un video di sfogo, ho fatto sul momento mentre stavo studiando, non capivo certe cose e avevo bisogno di voi e voi ci siete stati tantissimo, mi avete dato una forza, una carica, mi avete detto tutto quello che non andava. E da lì ho detto, ok, prendo tutto quello che mi hanno detto, ne faccio tesoro e cerco di metterlo nei miei video. Quindi da oggi spero di ritornare la Carla di una volta, magari un po' meno impostata. Però come vi ho detto su Instagram Stories, quando si era più piccoli, io sto facendo tutto sto casino, magari non avete visto neanche il video di ieri. Comunque, se non l'avete visto, ve lo lascio giù nell'info box, io l'ho messo in privato, Quindi potete vederlo soltanto attraverso il link giù nell'info box, perché non voglio quel video così negativo sul mio canale. Comunque, tutto questo perché una delle critiche che mi è stata mossa, era che sono diventata un po' impostata, forse un po' snob, eccetera. Non è mia intenzione, ecco, perché effettivamente posso sembrare una persona un po' snob, però poi le persone quando mi conoscono capiscono che non è così. Semplicemente una volta lo ero di meno perché ero più piccola. Quando si è più piccoli è più semplice essere spensierati, senza pensieri, eccetera, no? Quando si cresce si cerca sempre di migliorare e magari si sbaglia migliorando, perché uno pensa, ok, devo fare le cose per bene, tutte impostate, però poi a voi risulta finto. Comunque, non sto qui a dilungarmi troppo, veramente ci tengo che ripartiamo insieme. Si dice ci tengo che ripartiamo. Idea. Comunque, il video di oggi è un video haul. Mi avete scritto nei commenti che uno dei video che preferite. Che schifo che si vede il reggiseno qui, no? Terribile. Ok, raga, io sono anche questa. Mi avete chiesto, vogliamo vedere una Carla più vera? E quindi sono anche pasticciona, sono casinista. Nei commenti mi avete appunto detto che uno dei video che preferite sul mio canale sono i video haul. Quindi, cosa c'è di meglio? Ho comprato diverse cose nell'ultimo periodo. Quindi inizio a farvi vedere quelle e poi nella seconda parte di video vi faccio vedere anche cose che mi hanno inviato le aziende, però mi avete anche detto che non vi piace quando scrivo haul e poi faccio vedere cose che mi hanno regalato e quindi le distanzio, cos'è che... Distingo le due cose per bene, così se non volete vedere una cosa non la guardate. Cosa importantissima prima di cominciare, come se già non avessi parlato abbastanza, il 6 maggio faccio un incontro, last minute, così, a Milano. Quindi, milanesi all'ascolto, saremo io e Miwa in Corso Como 5. A Milano dalle 18 in poi, quindi venite assolutamente. Oltretutto sarò a casa Frontline, quindi se avete animali, cani, gatti, portateli, che così facciamo una festa tutti insieme. Venite, così ci conosciamo, ci abbracciamo, facciamo festa tutti insieme. Sono passata proprio oggi da Pinky, e ho preso un vestitino molto estivo. Non vedo l'ora che sia estate. Adesso qui a Torino c'è un tempo di... perché piove continuamente e comunque questo è il vestitino in questione. Oltretutto ci sono i saldi da Pinky, ormai ci sono saldi everywhere. L'ho pagato 21 euro al posto che 35, capito perché io tagliavo certe parti, Vi parlavo di questo vestitino con tutte queste rouge di jeans. Il jeans è assolutamente un trend del periodo, quindi adoro, adoro, adoro. Ho preso poi un caplin da pescatore. Allora, queste cose perché sono ritornati di moda questi cappellini che effettivamente fino a tipo qualche mese fa dicevo sono osceni e oggi è come qua a comprarne uno, non ho parole. Comunque, questi cappellini sono molto Tumblr, è vero? Voi giovani, giovani, io ormai sono diventata vecchia, che sto diventando vecchia, perché io so che voi giovani chiamate questi cappellini molto Tumblr, cioè sono molto... Esatto, allora anche io oggi sono molto Tumblr, vero? Cretinate a parte, l'ho preso da Tally Vile a 12,90. Così tanto? Perché c'è questa cosa dentro?
Lo tengo? Cosa faccio? Dai, teniamolo. Comunque, oggi ho Narcotic, il nuovo rossetto liquido di Nabla. Strano che io metta un colore del genere, perché di solito non metto questi colori un po' pazzi. Questo è un blu petrolio, è particolarissimo, tipo mi ha subito emozionato e quindi l'ho subito messo. Quando sono stata a Genova, perdonami, queste luci non si possono guardare, ho comprato le luci nuove e continuo ad utilizzare questa vecchia perché non ho voglia di mettere su quelle nuove. Comunque, quando sono stata a Genova, oltretutto se non avete visto il vlog di Genova ve lo lascio qui, vi faccio vedere tanti pesciolini, squaletti, delfini all'acquario. Quando sono stata lì ho fatto un giro anche in centro e ho preso da Bershka una cosa che qui a Torino non trovo più ma che volevo assolutamente, ovvero un altro chiodo di pelle bianco. Mi sembra giusto, è l'unico che mi mancava, l'unico colore che mi mancava era questo qui bianco, soltanto che Jenny mi hanno lasciato l'antitaccheggio e quindi devo andarlo a cambiare, cioè non a cambiare, devo andare in un Bershka a farmi togliere l'antitaccheggio. Ho comprato poi nell'ultimo periodo due prodotti di Catrice, era tantissimo che non compravo qualcosa di Catrice. Ho preso questo fondotinta che è l'HD Liquid Coverage Foundation, di cui ho sentito parlare tantissimo qui su YouTube ed ero curiosissima, e il Liquid Camouflage sempre di Catrice, perché mi chiedete spesso: Carla, consigliami un correttore coprente low cost, e io vi consiglio sempre questo perché l'avevo provato diverso tempo fa, però visto che ve lo sto consigliando tanto ho detto non vorrei dire una cretinata. Io mi ricordo qualche tempo fa che era fighissimo, in effetti sì, è fighissimo, quindi consigli giusti che vi ho dato. Da Stradivarius ho comprato una cintura, non compravo una cintura da veramente tantissimo, però questa qui era troppo bella, adesso vanno stra di moda queste cinture con queste fibbie un po' texane, sì, cinture texane, molto simili a quelle della Marcuzzi durante l'Isola dei Famosi, fighe, veramente belle, e l'ho pagata a 9,95, quindi ci sta. Anche dei dettagli azzurrini qua che sono molto molto carini, comunque ce ne sono di diversi modelli sempre da Stradivarius. Il mio papà mi ha fatto un regalone, poi quando ero a Sanremo mi ha fatto veramente un regalone, mi ha comprato un impermeabile della Kway, double pass, quindi all'interno è così e all'esterno è così. Io amo la parte interna, infatti ve lo faccio vedere da quella parte. Questo è il giubbotto in questione, è veramente lungo e si stringe in vite, è molto particolare perché sta molto oversize, è veramente un giubbotto particolarissimo. Dico super regalone perché questo è costato un po', l'abbiamo preso in outlet, quindi abbiamo risparmiato qualcosina ed è veramente troppo bello. Sto aspettando la bella stagione perché adesso fa ancora troppo freddo per mettere questo, che comunque è molto molto leggero. Poi da Tally Vile, io dico sempre Tally Vile, mi sgridate sempre, Carla non si dice Tally Vile, non è vero, non è vero, si dice Tally Vile. L'ho chiesto alle commesse, poi se sbagliano le commesse no colpa mia. Comunque ho preso questo crop top anche qui in saldo, che è questo, che mi fa impazzire perché è molto pigiama, ecco, mi sa molto di pigiama di Victoria's Secret, qui c'è scritto Girls Club. Beh, fighissimo, mi piace da morire perché ultimamente fra magliette lingerie e magliette pigiama, cioè proprio è il trend e quindi non possiamo non cogliere il trend. L'altro giorno al supermercato ho comprato anche questo della Wet Now, no, non è un dentifricio, è in teoria un trucco per i denti. Allora, partiamo dal presupposto che devo metterla parecchio e molto presto lo metterò, grazie al cielo, finalmente, perché voglio sistemarmi i denti, assolutamente, perché se mi dite, Carla, ti rifaresti qualcosa, Carla, che cos'è che non ti piace di te stessa? I denti, sono storti, sono da mettere a posto. E quindi, in attesa dell'apparecchio, ho preso questo, che è tipo uno sbiancante, tipo lo mettete sui denti e otticamente, o non so cosa, non ho ancora provato, ti dovrebbe sbiancare i denti, ed è come se fosse un trucco, quindi anche dopo mangiato si può mettere, fa un po' schifo, però in teoria dovrebbe sbiancare i denti, come appunto se fosse un trucco. Poi al mercato ho comprato una scarpa incredibile, la marca è Bella Amica, ma non so onestamente se Bella Amica si può trovare da qualche parte,
Pazzesca! È troppo bella questa scarpa ed è questa qui. Praticamente sapete che io ho la fissa per le scarpe con il legno sotto, ce l'ho tutte. Due, vi dico, è incredibile, due piani della mia libreria sono con tutte queste scarpe. Pazzesco! Si aggiunge anche questa, che però è più alta, vedete? È un sandaletto con il tacco più alto rispetto alle solite che metto. È bellissima, mi piace tantissimo, l'ho pagata niente. Quanto l'ho pagata? 15 euro forse? Veramente. Eh sì, sono per te queste. Guarda che cosa ti ho preso anche. Ti ho preso due pettorine incredibili. Allora, questa è la prima pettorina per Miwa con il fioccone qui. L'ho presa da Fashion Dog Boutique perché sapete che sono spesso da Fashion Dog Boutique. Quindi ho preso questa col fioccone e ho preso questa con gli spunzoni, con le borchie, che è veramente incredibile, oro. Ne ha già una azzurra che gli metto spessissimo, sempre con delle borchiette però bianche. Queste qui sono... anche tu devi fighettarti, altrimenti... Guardate, il tocco di classe, guardate, sul guinzaglio anche il fiocco. Cioè, ciao, ciao. Comunque, chi viene a Milano a trovarci lo vedrà tutto... Penso basta con le cose che ho comprato io. Quindi se vi fa piacere ancora di sorbirmi, vi mostro adesso tutte le cose che mi hanno inviato le aziende nell'ultimo periodo. Ma guarda un po' che cosa mi è stato inviato qui. Che pacchetto super speciale mi è stato inviato. Cominciamo con Lush. Allora, all'interno di questo foulard, che utilizzerò sicuramente in testa perché è un periodo in cui sto in fissa con i foulard in testa, mi ha inviato tre prodottini ispirati alla festa della mamma, perché fra poco è la festa della mamma, quindi sicuramente i prodotti di Lush sono un ottimo regalo. Io non so ancora che cosa regalerò a mia mamma, ovviamente non posso regalare questi. Sarebbe poco carino, poco. Comunque, il prodotto che più amo in assoluto è One Kiss, che è questo labbrasivo, cioè uno scrub labbra. Io utilizzo tanti rossetti opachi e tutto, faccio tantissimo lo scrub alle labbra e questi qua di Lush li adoro. Ne stavo utilizzando un altro, adesso ho trovato questo che... mamma mia, no, no, non avete idea. Adesso vabbè, ovviamente non lo sento, dovrei aprirlo e lo sento. Sa troppo di miele, è troppo buono. Poi c'è Pink Custard, che è questa gelatina da doccia, quindi è stra gelatinosa e sembra un po' uno slime. Guardate, sembra un po' uno slime, è troppo veramente carino come prodotto e sa tantissimo di lavanda, come questa, questo sfumante che si chiama Babar ed è questo qui, troppo bellino. Anche questo sa tantissimo di lavanda, quindi questo qui si sbriciola nella vasca e fa tantissima schiuma. Maybelline mi ha inviato un nuovo mascara e i nuovi Baby Lips. La confezione di Baby Lips è troppo bellina, è tipo... Ok, la smetto, giuro. E dentro appunto ci sono i 6 Baby Lips che adesso tiro fuori. Uno non ce l'ho più perché l'ho regalato una mia amica. Visivamente sono troppo carini e li sto già utilizzando perché sono molto idratanti ma molto scriventi. Vi faccio un esempio di questo qua che mi piace tantissimo, che è di questo viola super particolare. Guardate, cioè, è super scrivente, veramente. Sono fantastici da utilizzare per andare all'università, così, senza troppi problemi, perché idratano le labbra, però colorano anche. Il nuovo mascara, invece, è il The Colossal Big Shot. Allora, vi faccio vedere lo scovolino, che è stra interessante. Io l'ho già utilizzato, e devo dire che mi piace parecchio, perché veramente lo scovolino è stra carino, perché è molto molto fitto. Non è in silicone, è in setole, ed è molto molto fitto, quindi va a prendere tantissime ciglia. Mi sta veramente piacendo. L'ho provato 3 volte, però già in 3 volte si riesce a capire se un mascara ci sta o no. Garnier invece mi ha inviato 2 prodotti per lo skincare. Questo è un prodotto che mi ispira tantissimo e che andrò a provarlo questa sera. È un detergente barra scrub barra maschera nera. Sapete il trend ormai di queste maschere nere. Anche Garnier è uscita con questa maschera anti punti neri.
curiosa di trovarlo, mentre queste sono altre maschere in tessuto che conosco già perché le amo follemente, tant'è che l'altro giorno ero da Lilla Pua, ne volevo acquistare alcune perché appunto le mie le avevo finite, poi ho ricevuto inaspettatamente questo pacchettino che è un libricino, guardate quanto è carino, e dentro appunto ci sono le tre maschere, questa qui è quella per le pelli un po' più grasse, questa qui è idratante, mentre questa qui, no, questa è idratante, questa è illuminante. Poi pacchettino di oggi di 10 buoni propositi by Anna Biblò. Io adoro questo brand da tantissimo tempo, veramente penso di essere stata una delle prime ad aver comprato qualcosa di questo brand perché mi è piaciuto subito tantissimo, e sono quei buoni propositi appunto, ci sono le collane, ci sono i bracciali, gli anelli, addirittura oggi ne ho uno, pensate, questo qui l'avevo comprato un po' di tempo fa e in questo anello c'è scritto da oggi faccio la brava, mentre loro mi hanno inviato oggi un braccialettino bellissimo, ve lo giuro, con una frase che mi rappresenta tantissimo, infatti l'ho ricevuto proprio oggi, se no ce l'avrei già al polso, e c'è scritto da oggi se vuoi puoi. Adoro, è tipo una delle mie frasi preferite. Eccolo qui, questo è il braccialettino in questione, spero di non accecarvi con la luce, ma adesso sapete che cosa faccio? Lo metto subito perché sapete che qui ho un po' di cose e ovviamente questo ci sta tantissimo. Poi mi è stata inviata anche questa spilletta carinissima, da oggi il meglio deve ancora venire. Ed è un'altra di quelle frasi che proprio mi rappresenta assolutamente, quindi nonostante sia una spilletta la devo assolutamente mettere da qualche parte, però la cosa più bella e forse importante è questa qui, è questo ciondolino a forma di fiore, pensato in primis per la festa della mamma, infatti dietro a questo ciondolino c'è scritto da oggi ti voglio bene e te lo dico, è fantastico veramente. Poi aspettate che mi hanno inviato una lettera che questa mattina, giuro, mi ha fatto piangere, perché stamattina era un po' così, un po' incasinata con la testa, ho letto questa cosa e sono scoppiata a piangere, adesso ve la leggo. Cara Carla, vogliamo bene a tante persone, ma troppo spesso ci neghiamo il piacere di dire loro ti voglio bene, tre parole che troppo spesso rimangono lì incastrate tra la testa e il cuore, tre parole che danno la misura di quanto c'è stato e di quanto ci sarà. Con questo piccolo pensiero che sa un po' di primavera, vorremmo darti un'occasione in più per dire ti voglio bene a qualcuno a cui tieni, oppure per regalare una coccola a te stessa. Da oggi ti voglio bene e te lo dico, è il nostro buon proposito per la festa della mamma. Insomma, questa mattina mi ha fatto piangere questa lettera, perché è terribilmente vero, non so se capita anche a voi, ma a mia mamma veramente in primis non dico mai ti voglio bene, non so per quale motivo, dovrei dirglielo più spesso, dovremmo tutti dire più spesso alle persone a cui vogliamo bene ti voglio bene. Comunque basta, altrimenti piango. Vi faccio vedere meglio il ciondolino, che è questo qui, che loro appunto consigliano di attaccare al bracciale oppure anche ad una collana tranquillamente. Il ciondolino è questo qui, che appunto sa molto di primavera, e dietro c'è la scritta che vi ho detto prima, sta significativa secondo me. Vi faccio vedere un'ultima cosa e poi basta, perché mi sono resa conto che ci sono ancora troppe cose da farvi vedere e non voglio che questo video sia eccessivamente lungo, anche perché magari sono prodotti di make up che voglio farvi vedere direttamente indossati, quindi ve li mostro bene in un Get Ready With Me, anzi in più Get Ready With Me. C'è tutta una collezione di Kiko, la Tropic Cat, che è l'ultima che trovate nei negozi, che è molto molto carina, particolare ma carina se utilizzata in un certo modo, ma ne parleremo appunto in un Get Ready With Me. Poi ci sono tanti nuovi prodotti di It Style, che è un marchio che non conoscevo ma che sto provando nell'ultimo periodo e dico oh my god, perché non conoscevo questo marchio, però vabbè, tante altre cose che vi farò vedere appunto in altri video. Adesso vi mostro un'ultima cosa, che è una jewel candle, che è questa qui. Allora, questa profumazione non l'avevo mai assaggiata, non l'avevo mai sentita in una jewel candle, ed è la Fluffy Cotton, sa tantissimo
di cotone. Avevo paura che non si sentisse abbastanza, perché delle profumazioni così leggere, così delicate, fanno fatica a sentirsi nella stanza, invece si sente tantissimo. Questa all'interno ha un gioiellino, come tutte le Jewel Candle, in argento 925, in questo caso c'è un anellino che però non ho ancora trovato, perché l'ho bruciato abbastanza, ma devo dire che dalle volte precedenti in cui utilizzavo queste candele, l'hanno abbassato, mi sa, il gioiellino, perché prima era più in superficie, adesso l'ho già tenuta accesa per diverse ore eppure non l'ho ancora raggiunto, questo qui. Comunque vi farò poi sapere che gioiellino all'interno della candela trovo, magari in dei vlog. Mi hanno lasciato un codice sconto per voi che è MissCarla1, quindi se volete provare queste candele potete usufruire di un 10 o un 15% di sconto. Ve lo lascio comunque giù nell'info box, così si capisce, tutti riusciamo a capire al meglio. E comunque niente, a me piacciono tantissimo le Jewel Candle, proprio perché sono profumate come altre candele, profumano tutta la stanza come altre candele, hanno lo stesso costo e all'interno c'è anche la sorpresa, ed è sempre emozionante per scendere la cera e trovare il gioiellino. Poi in argento 925, oltretutto, c'è anche un modo adesso per capire il vostro gioiello quanto costerebbe in realtà, quindi per vedere il prezzo originale del gioiellino che trovate all'interno. Ed è carina come cosa, perché mettete che trovate una cosa da 200 euro, vi sentite gasatissimi, capito? Del tipo, ho trovato dentro alla candela un gioiello da 200 euro. Comunque, io con questo video finisco qui. Spero che vi sia piaciuto, continuate a scrivermi sotto nei commenti che cosa vi piace, che cosa non vi piace di me, che così io mi riesco a migliorare sempre di più, perché se non ci commentiamo, se non mi dite quello che pensate, io effettivamente non riesco a capire cosa fare per migliorarmi e per far sì che i miei video siano più piacevoli per voi, che è la cosa principale, perché siete voi che dovete guardarli, non sono io. Comunque, un bacione e alla prossima, ciao!